Liguria si racconta dalla preistoria al Liberty. Oggi siamo, dopo aver diciamo un po' peregrinato per i nostri siti nella Liguria, ci ritroviamo nel nostro capoluogo a Genova. E protagonista della conversazione di oggi saranno i due palazzi dei Rolli di Genova, Palazzo Reale e Palazzo Spinola, con le loro straordinarie collezioni pittoriche e arredi. A raccontarci e a guidarci in questi due musei straordinari sarà Anna Manzitti, collega amica, storica dell'arte e funzionario per la promozione e la comunicazione di Palazzo Reale. Sarà quindi, penso, un pomeriggio interessante e divertente insieme ad Anna, a cui lascio la parola. Grazie. Come al solito, al termine avremo la possibilità di fare le domande. Grazie e buon ascolto. Buonasera a tutti, appunto, e grazie mille a Valentina che questa sera così, ha voluto fare tappa anche a Genova e con molto piacere insieme a tutta la direzione regionale Musei, questa sera appunto ci fermiamo insieme a visitare, a ricordare i nostri due musei statali. Il titolo di questo appuntamento di questa sera appunto ci permette di introdurre questi due musei, rievocando la fisionomia che la nostra Genova ha acquisito dal maturo Cinquecento fino poi a tutto il secolo successivo e che, come senz'altro tutti sapete, è stata riconosciuta come vero e proprio sistema, tra l'altro unico in Europa. Primo in Europa, ancora meglio, dall'UNESCO, che ne ha decretato l'eccezionalità nel 2006, quando ha prescelto 42 dei 163 potenziali palazzi dei Rolli, eleggendoli appunto a patrimonio dell'umanità. Spesso ci si chiede e ci si risponde su che cosa poi di fatto siano i Rolli. Letteralmente la parola rollo significa ruolo, elenco. E noi ormai, genovesi almeno, siamo istintivamente abituati a identificarli con l'invenzione di questo straordinario sistema di ospitalità pubblica, fissato da un decreto del Senato, il primo nel 1576, che certificava proprio un numero di palazzi che venivano prescelti in virtù dello splendore delle loro collezioni, della bellezza delle loro architetture, del prestigio delle decorazioni pittoriche, in una parola, in virtù della loro assoluta magnificenza. Ecco, questi palazzi prescelti, erano atti ad ospitare chi doveva venire a Genova in visita di Stato. Dunque, re, papi, principi, ambasciatori, cardinali, personalità straniere d'alto rango, che dovevano appunto sostare in città. Il problema nasceva perché le sedi del potere governativo di allora, Palazzo San Giorgio e Palazzo Ducale, erano di fatto inadeguate, perché adibite quasi esclusivamente ad uffici. Dunque ci voleva una soluzione anche molto pratica. Ed è in questo momento che Genova, secondo la felice definizione del professore Ennio Poleggi, si trasformò in una reggia repubblicana, elaborando dunque un sistema di palazzi, appunto i palazzi dei Rolli, che divenne il primo esempio europeo di un nuovo progetto di sviluppo urbano, pianificato e voluto da un'autorità pubblica che in qualche modo risolveva anche un problema pubblico, ma utilizzando le residenze private. Come sapete, sono noti cinque Rolli, ovvero cinque preziosi elenchi manoscritti, tutti conservati a Genova presso l'Archivio di Stato, che riguardano cinque anni specifici. Il primo, il 1576, il 1588, il 1599, il 1614 e il 1664. Ogni rollo è poi diviso in bussoli, cioè categorie, vere e proprie categorie di qualità, che riguardavano i singoli palazzi da cui venivano poi estratti di volta in volta le abitazioni designate ad ospitare ogni delegazione. Nel primo rollo i palazzi precettabili erano 52. Pensate che poi nel rollo del 1599 si arriverà a ben 150 palazzi, per poi scendere tra 96 e 95 nei due rolli seicenteschi. Questo conto
compito di fatto che toccava ai padroni di casa era senza dubbio un grande onore, ma era anche un grande onere, dal momento che, pensate cosa voleva dire, aprire le porte della propria casa e renderle abitabili da queste personalità in visita e da tutte la loro corte. Il meccanismo però offriva indubitabili vantaggi. I signori genovesi in cambio potevano stringere alleanze, rafforzare contatti, far nascere vere e proprie nuove relazioni che permettevano sicuramente poi di allargare le proprie influenze. Il sito UNESCO che tutti conosciamo e che per fortuna possiamo sperimentare e scoprire almeno 2 volte all'anno, anche durante la pandemia, in una versione digitale che comunque non ci ha fatto, cioè, ci ha fatto sicuramente rimpiangere le visite in presenza, ma ci ha permesso di non perdere l'appuntamento. Beh, vedete come i palazzi si distribuiscano da Strada Nuova, via Garibaldi, fin verso il mare e direi proprio invadendo tutto quello che è il centro storico. La motivazione che forse qualcuno di voi avrà anche presente perché è stata affissa in via Garibaldi nel 2007, recita proprio quel che potete leggere in questa slide, quindi sottolineando le caratteristiche, di questi palazzi costruiti in maniera anche così, abitabile, così confortevole, benché, come dicevamo, in una magnificenza che li rende straordinari. Oggi come oggi, per poter recuperare lo spirito, l'atmosfera e le peculiarità, di quella Genova così meravigliosa, abbiamo ancora i musei, i nostri musei civici o statali che siano, poco importa, non c'è dubbio che siano luoghi straordinari che ci permettono di rappresentare quel patrimonio mobile e anche quelle architetture, quelle decorazioni così raffinate che davvero erano la cifra stilistica in virtù della quale quei 163 palazzi a turno e in qualche modo dandosi anche in certi casi il cambio, figuravano in quei preziosi elenchi. Oggi, questa sera, raccontarvi e farvi idealmente percorrere Palazzo Reale e Palazzo Spinola, dunque i nostri due musei statali in città, oltre che spero un piacere per rivederli, visto che purtroppo sono tornati ad essere chiusi dopo un'apertura così breve di solo 2 settimane, beh, spero che possano anche rafforzare, rendere eloquente e manifesto quanto i Palazzi dei Rolli e i nostri due musei, in questa sera nello specifico, siano ancora oggi quanto di più tangibile, fisico direi, perché percorribile, ci rimanga di quella eccezionalità che ha caratterizzato Genova dalla seconda metà del Cinquecento e per buona parte del Seicento, rendendola davvero una città meravigliosa e raggiungendo uno splendore, ahimè, che mi sembra molto difficile in tempi attuali poter ritrovare. Il nostro viaggio comincia da Palazzo Reale. Come sapete, Palazzo Reale è uno dei più vasti complessi architettonici 6-700 della città. Le sue radici affondano nel 1643, per la precisione proprio nel mese in cui ci troviamo noi, nel febbraio di quell'anno, quando Stefano Balbi, che aveva acquisito il lotto più grande aperto lungo la via, o della sua famiglia di fatto, che l'aveva fatta tracciare pochi decenni prima, presenta l'ambizioso progetto che voleva appunto portare a termine su questo lotto che si trovava di fronte alla chiesa di San Carlo. L'impianto seicentesco della costruzione era limitato rispetto all'estensione attuale, era limitato al corpo centrale di fatto, e in quelle sale i Balbi, che di fatto poi abiteranno il palazzo per pochi decenni, ebbero però la virtù di coinvolgere alcuni artisti straordinari come Valerio Castello e come Giovanni Battista Carlone, i cui affreschi potremo velocemente ammirare insieme tra qualche minuto.
Dicevo, i Balbi lo abitarono non molto, perché già nel 1679, trovandosi in difficoltà, furono costretti a venderlo e fu Eugenio Durazzo ad acquisirlo e fu la famiglia Durazzo a abitarlo continuativamente per più tempo, pensate fino al 1824, e soprattutto a caratterizzarlo come ancora oggi noi lo conosciamo. Dunque, con un'architettura scenografica straordinaria e con una decorazione alla moda che soprattutto ci propone un'impronta tutta settecentesca. I Durazzo fanno costruire tutta l'ala orientale, ad esempio si curano della decorazione della lunga facciata su Strada Balbi, faranno ricostruire dopo averlo acquisito il Teatro del Falcone. E nella prima metà del Settecento decideranno anche, ad esempio, di decorare esattamente come la vedete la celeberrima Galleria degli Specchi. Ma non soltanto. Vedremo quanto i Durazzo abbiano effettivamente caratterizzato, sia per le scelte di artisti coinvolti che per acquisti oculati e davvero all'avanguardia, la fisionomia stessa della dimora. Anche i Durazzo però a un certo punto entrano in difficoltà e proprio nell'anno citato, nel 1824, si trovano costretti a mettere in vendita il palazzo. Se ne interessa addirittura Napoleone Bonaparte, ma l'affare poi sfuma e proprietari ne divengono i Savoia nella persona di Vittorio Emanuele I, re di Sardegna. Necessariamente i Savoia si trovano a dover modificare la struttura del palazzo per renderlo una reggia ed è in questo senso che decidono di disegnare, realizzare e allestire la sala del trono, la sala delle udienze del re, il magnifico salone da ballo e fanno addirittura proprio approntare un appartamento al primo piano nobile appositamente per uno dei figli, che oggi è noto come appartamento dei principi ereditari e che, ahimè, è uno degli spazi che non riusciamo abitualmente ad aprire al pubblico, per un problema banalmente di personale che purtroppo manca. Palazzo Reale poi, dopo questa presenza che vedremo, lascia dei segni assolutamente evidenti e leggibili ancora oggi, cambiò nuovamente proprietario nel 1919, quando i Savoia, diciamo affaticati anche dalla gestione di un immobile così grande, decidono di donarlo allo Stato italiano. Pochi anni dopo, già nel 1922, il palazzo viene aperto al pubblico. Ma ecco nel volerlo in qualche modo ripercorrere insieme molto rapidamente, partendo da quello che è il vestibolo d'accesso. Questa sera mi faceva piacere presentarvelo in quello che è il suo sviluppo naturale. Oggi, quando il museo potrà riaprire, proprio in virtù della pandemia, della necessità di avere un ingresso e un'uscita ben distinti, siamo stati costretti a ridisegnare i percorsi all'interno del museo, ma, questa sera mi faceva piacere rivederlo con voi nella sua, appunto, naturale predisposizione all'accoglienza. È la prima sala, che il pubblico si trova a conoscere, è la cosiddetta Sala delle Battaglie, così chiamata perché ne potete vedere una. Ma le battaglie sono due, l'una di fronte all'altra lungo le pareti maggiori, due grandi scene appunto dipinte dal pittore milanese, ma frequentante moltissimo Genova, Antonio Carlo Tavella, all'inizio del Settecento, che mettono in scena due vere e proprie appunto battaglie marine. Da una parte le navi che vedete contraddistinte dalle bandiere dell'Ordine dei Cavalieri di Malta, guidate dall'ammiraglio genovese Giovanni Battista Spinola, e dall'altra parte vere e proprie navi dei pirati. In questo ambiente i valletti aspettavano il re durante naturalmente la fase Savoia per accompagnarlo a cavallo nelle sue visite ufficiali. Infatti questa sala era detta degli staffieri, ma qui mi faceva piacere ricordarvi, ha sostato per alcuni decenni un capolavoro straordinario, il Giunone d'Argo di Rubens, un dipinto che alla metà del Seicento figura nella quadreria di Giobatta Balbi, ma sarà merito della famiglia Durazzo portarlo a Palazzo Reale nel corso del Settecento, dove le fonti antiche lo citano e dove nell'estate del 1761 Fragonard lo disegna.
in un foglio celeberrimo oggi conservato al British Museum di Londra. Il dipinto poi all'inizio dell'Ottocento lascia il palazzo e oggi è conservato a Colonia. È tornato a Genova, se qualcuno forse ricorda, in occasione del 2004, quando a Palazzo Ducale venne fatta quella bellissima mostra intitolata L'età di Rubens, dove la quadreria, in questione era stata evocata anche attraverso questo capolavoro. Il Salotto del Tempo è il salotto piccolo ma preziosissimo che segue le battaglie. Prende il nome dall'affresco della volta, opera di Domenico Parodi, uno degli elementi e dei pennelli più raffinati di primo Settecento e senza dubbio il preferito da Casa Durazzo. L'allegoria che vedete mette appunto in scena questo signore canuto con la falce, che è il tempo, che sta svelando, sta mostrando, scoprendo una fanciulla, appunto la verità. La menzogna alla sinistra dei vostri schermi, vedete, fugge via, spaventata dal trionfo appunto di questa fanciulla candida. Il Salotto del Tempo è un piccolo scrigno, qui sono collocati 23 dipinti, ma prima della musealizzazione questo era un ambiente ricchissimo di molti arredi, oltre a quelli che potete vedere da questa immagine. I 23 dipinti sono collocati e inseriti a parete in nome di una ricercata e voluta simmetria che crea effettivamente una piacevolezza di insieme notevolissima, anche se i capolavori non mancano. Tra opere di Tintoretto e pregiate scene del Grechetto. Superata poi il piccolo salotto della pace, si arriva nella cosiddetta Sala del Veronese, dove si ha la sensazione davvero di entrare in un giardino fiorito, in cui gli stucchi che si arrampicano lungo le lesene, che invadono la volta, che circondano quella grande tela su cui ci soffermeremo tra poco, ma che ingentiliscono le console, le poltrone, i divani, ogni elemento davvero di questo ambiente, beh, lo caratterizzano come uno degli esempi più felici e meglio conservati di barocchetto genovese, perché questi stucchi così raffinati sono tutti stati realizzati negli anni 30 del Settecento e, come potete forse immaginare anche solo dall'immagine, sono perfettamente conservati. Questa però, vi dicevo, è chiamata la Sala del Veronese per la presenza in antico dell'originale di questo dipinto che vi sto mostrando, che è una copia antica. L'originale, appunto, di Veronese, che descrive la cena di Gesù in casa di Simone il Fariseo, viene portata a Palazzo Reale dalla famiglia Durazzo negli anni 30 del Settecento, acquisita da un altro grande mecenate genovese che aveva avuto il merito quasi un secolo prima di portarla in città. Bene, quando arrivano i Savoia, e questo purtroppo non riguarda solo questo straordinario veronese, decidono a un certo punto di portare il meglio a Torino. E infatti l'originale, di questa tela è ancora oggi conservato ed esposto alla Galleria Sabauda. Qui però prende il posto, mancante, una copia antica di David Corte che era stata fatta ancora in tempi appunto seicenteschi e che i Durazzo avevano disponibile nel palazzo. La Sala del Veronese poi dà accesso alla Galleria degli Specchi, che possiamo dire sia non solo forse il simbolo, uno dei simboli dell'intero palazzo, ma direi che diventa identitaria un po' dello splendore della Genova settecentesca. È merito dei Durazzo connotarla così come noi oggi la conosciamo, ma questo era uno spazio già presente nel Palazzo Balbi. Pensate che Giobatta Balbi amava ambientare qui la sua collezione, la sua quadreria personale, fatta anche di beni diversi dai dipinti, dalle sculture. Ma i Durazzo, sull'esempio non solo di Versailles, ma dei grandi palazzi romani, da Palazzo Doria Pamphili a Galleria Colonna, decidono proprio di connotarla come luogo di meraviglia e affidano a Domenico Parodi un programma iconografico molto ambizioso e complesso che mette in campo vizi e virtù. Gli episodi mitologici prescelti, che il suo pennello davvero con grande intelligenza figurativa e piacevolezza di insieme sa descrivere e lascia su queste volte, sono il trionfo di Bacco, la toletta di Venere,
e l'incontro-scontro, potremmo dire così, tra Apollo e Marsia. Ma la Galleria degli Specchi, con questo suo appunto ricco programma iconografico, che poi, come potete immaginare, è soprattutto utile a celebrare in controluce la grandezza dei committenti, è anche il luogo in cui vengono conservate ed esposte opere straordinarie come le cosiddette Metamorfosi di Filippo Parodi, quattro sculture in bronzo, due femminili, qui vedete Clizia e Venere, e due maschili, Adone e Giacinto, realizzate dal più grande scultore barocco della Genova tardo-seicentesca, che qui dà prova davvero di tutta la sua capacità e anche il suo profondo aggiornamento sui modelli romani e non solo. E il fulcro della galleria, per chi la conosce, non dirò nulla di nuovo, è questo imperioso ratto di Proserpina, realizzato all'inizio del Settecento da Bernardo e Francesco Maria Schiaffino, che non c'è dubbio ricordi il prototipo berniniano, ma affrontato con una leziosità tutta settecentesca e con un intento decorativo certamente caricato rispetto a quello che è invece il grande prototipo oggi conservato a Galleria Borghese. Dalla Galleria degli Specchi ci si può affacciare, perché purtroppo per ragioni di sicurezza questi due ambienti che sto per mostrarvi non sono percorribili liberamente dal pubblico, in quello che è questo appartamento. Sono di fatto tre stanze, ve ne mostrerò rapidamente due, importanti perché si riferiscono ancora alla committenza Balbi. È qui che il pennello di Valerio Castello lascia una volta straordinaria. In questa piccola stanza, completamente dipinta, vedete come contro questo cielo color lapislazzulo si stagli questa fanciulla, intenta a suonare la tromba. È la fama che sta suonando la grandezza raggiunta dalla famiglia Balbi, una grandezza che però non arriva da sola, ma è frutto dell'esercizio di quattro virtù che corrispondono alle personificazioni che vedete lungo i lati, inserite in questo straordinario cornicione illusivo, così scorciato, che davvero amplifica la grandezza di questo ambiente nella realtà molto contenuto. Le virtù sono state identificate in intelletto, vigilanza, immortalità e saggezza. La camera accanto, vera e propria camera da letto, come vedremo, invece conserva sulla volta un altro affresco richiesto direttamente, nel Seicento ancora dai Balbi. A realizzarlo è la coppia Agostino Mitelli e Angelo Michele Colonna, artisti bolognesi, che tra quadratura e figura descrivono questa figura femminile che è la primavera, che allontana e scaccia via l'inverno. Mentre alle pareti trovano posto davvero opere di grandissimo pregio. Anche lo stesso letto a baldacchino è tra i più meravigliosi dell'intera dimora e molto appunto ammirato anche dalle fonti antiche. Volevo segnalare la presenza, lo vedete nell'immagine sulla parete di destra, della Sibilla Samia del Guercino, uno dei capolavori delle collezioni che tra l'altro in questo momento avevamo spostato in salone da ballo proprio per renderlo godibile al pubblico che stava cominciando a tornare felice a trovarci, ma lo lasceremo in salone da ballo perché non vediamo l'ora davvero che il museo possa tornare disponibile per tutti. Ritornando poi, diciamo così, nella Galleria degli Specchi e conclusa dunque l'ala di Ponente, cominciamo a scoprire l'ala di Levante con la cosiddetta Galleria della Cappella, che prende il nome in virtù di questa sorta di pregadio, di questa piccola cappella domestica dedicata alla Passione, impreziosita da questo Cristo alla colonna di Filippo Parodi. Questo è uno spazio molto affascinante perché è molto facile davvero osservandolo leggere il momento di passaggio tra 6 e 700 e dunque dalla committenza Balbi alla committenza Durazzo. Sulla volta la scena con Giove che invia Astrea, cioè la giustizia sulla terra, si deve ancora ai Balbi ed è opera di Giovanni Battista Carlone, mentre le sovrapporte di cui vi ho messo due dettagli con Ercole che incatena Cerbero e il supplizio di Prometeo, pensate, le realizza alla fine degli anni 90 del Seicento il suo figlio Giovanni Andrea Carlone, chiamato invece dai Durazzo.
Alle pareti, poi, negli anni 30 del Settecento, Lorenzo De Ferrari lascia dei meravigliosi monocromi, a fingere quasi davvero degli elementi plastici di enorme raffinatezza che si sposano perfettamente con questo ambiente. Arriviamo poi nella Sala del Trono che abbiamo intravisto, certificando in qualche modo l'arrivo, della famiglia reale in via Balbi. Volevo soprattutto sottolinearvi in questo ambiente, la conservazione e l'esposizione di due grandiosi capolavori, due dipinti di Luca Giordano, straordinario pittore barocco napoletano. In origine erano tre, il terzo venne venduto dai Durazzo proprio poco prima di vendere l'intero palazzo. Rimangono però qui conservati appunto la lotta tra Perseo e Fineo e la scena di Clorinda che libera Olindo e Sofronia dal rogo. Davvero bastano questi due dipinti per rendere così molto piacevole la visita a Palazzo Reale. Segue poi la sala delle udienze del re, un'altra volontà dei Savoia che qui distruggono di fatto due piccoli salotti dedicati agli elementi per poter avere un ambiente adatto perché appunto il re possa ricevere chi aveva bisogno di interloquire con lui, dunque papi, principi, cardinali e quant'altro. Il decoro che vedete, sia della volta, i tessuti alle pareti, le sedie, le poltrone, i divani, sono tutto frutto della volontà in particolare di Re Carlo Alberto e qui trova posto però uno degli elementi davvero simbolo, direi, del palazzo, ovvero il ritratto che Van Dyck fece a Caterina Balbi Durazzo, moglie di Marcello Durazzo, dunque un dipinto che arriva molto presto in via Balbi nel 1689, ma non in virtù della nascita Balbi della dama, ma del suo matrimonio con un Durazzo. Questo dipinto certifica le doti straordinarie di ritrattista di Van Dyck, che voi sapete viene a Genova e passa la maggioranza dei suoi anni italiani proprio a servizio dell'aristocrazia cittadina, che si innamora della sua modalità di autocelebrare la grandezza di questo casato e direi che la nostra Caterina riesce a sintetizzare molto bene queste peculiarità e a rievocare questa fase storica. Seguono poi gli appartamenti del re e della regina, di dimensioni contenute, siamo sempre in una dimensione di rappresentanza, dove però c'erano anche degli spazi privati, appunto la camera da letto del re, che sopra la testata del letto conserva al secondo Van Dyck delle collezioni di Palazzo Reale, il Cristo in croce. Il bagno della regina, vi ho voluto mettere i dettagli dell'opera più antica conservata a Palazzo Reale, due tavole quattrocentesche che ancora arrivano dalla quadreria Balbi con storie di Santa Caterina e storie di Sant'Agnese, naturalmente come avrete immaginato parte di un polittico dedicato all'adorazione dei magi, oggi smembrato tra più musei, ma conservato proprio in questo ambiente. Segue poi il bagno della regina, che oggi di fatto è una sfilata di ritratti, meravigliosi ritratti, alcuni dei quali, come questo, che ci propone il volto dell'imperatore d'Austria, molto importante perché venne a palazzo ospite nel 1784. Per questa occasione venne fatta una gran festa e lui, per ringraziare dell'ospitalità, lasciò in omaggio appunto la sua effigie. E seguono poi una serie di salottini, il salottino giallo dove spesso le fonti ci raccontano si giocava a carte o a scacchi, il salottino azzurro percorso da aggraziati e gradevolissimi stucchi dove invece la famiglia amava interloquire in maniera più intima, in qualche modo anche raccolta, alla camera da letto della regina, costellata davvero di numerosissimi capolavori, e anche in termini di arredi, oltre che di dipinti, fino poi attraverso questi spazi che proprio in virtù delle loro dimensioni contenute oggi non sono tra gli spazi compresi nel percorso di visita, si arriva al salotto della regina cosiddetto, un altro spazio di grande fascino con un nuovo pregadio che vedete si apre, che nasconde un piccolo altare domestico.
artistico e svariati capolavori, tra cui, solo per citare il Sovrapporta, questo Cristo compianto dagli angeli, opera di Gerrit van Honthorst, conosciuto anche come Gerardo delle Notti, uno degli artisti olandesi che lascerà una traccia particolarmente feconda nella pittura italiana di primo Seicento e che molto probabilmente ebbe anche un rapido passaggio da Genova, ma al di là di questo è presente e documentato nelle numerose quadrerie genovesi. Prima di concludere il giro per Palazzo Reale, volevo però ricordare che la Sala degli Arazzi ci ricorda appunto come qui siano conservate anche panni particolarmente pregiati. Questi in particolare risalgono al primo Seicento e sono stati intessuti in fili d'oro e d'argento dalle manifatture attive a Parigi. Quindi parliamo davvero di un'eccellenza straordinaria che è esattamente come le porcellane orientali, i dipinti, gli affreschi e gli stucchi, documentata nelle sale della dimora. Del salone da ballo mi faceva piacere ricordarvi come la veste in cui noi oggi siamo soliti conoscerlo e ammirarlo si deve alla volontà di Re Carlo Alberto, che nel 1842, in occasione del matrimonio di un figlio, decide di affidare a Michele Canzio e Santovarni proprio diciamo così, la ristrutturazione, l'aggiornamento decorativo di questo ambiente, ed è in questo momento che questo fregio straordinario di mena di danzanti e soggetti dionisiaci si alternano nella parte alta delle pareti, fino poi ad affidare a Giuseppe Isola, uno dei maestri dell'Accademia Ligustica, il dipinto a tempera della volta con il ritorno di Astrea sulla terra. Ma Palazzo Reale oggi non è soltanto il suo piano espositivo e le sue collezioni permanenti. Oggi sappiamo come, grazie allo spazio del Teatro del Falcone, questo primissimo teatro cittadino, purtroppo oggi non più conoscibile in quella che era il suo perimetro e la sua spazialità originaria, può ospitare grandi mostre temporanee. L'ultima, inaugurata proprio alla vigilia del vero e proprio lockdown di marzo, è stata Mogano Ebano e Oro. Non so se qualcuno di voi era venuta a vederla, ad ammirarla. Una mostra un po' sfortunata, ma di grande bellezza. Ma le mostre le organizziamo anche nell'appartamento citato, al primo piano, l'appartamento dei principi ereditari. Spesso sono dei focus approfonditi, su Casa Savoia. Oppure dei puntuali interventi espositivi dentro gli ambienti del museo. Questa è stata proprio l'ultima occasione prima della chiusura al Presepe del Re allestito per il Natale del 2019. Ma Palazzo Reale, nella sua normalità, ospita eventi, conferenze, convegni, presentazioni di libri. I servizi educativi sono sempre stati molto attivi. Oggi come oggi la nostra offerta è per forza di cose tutta digitale, ma visto che credo ci siano anche professori, insegnanti, maestre all'ascolto, mi faceva piacere farvi sapere che sul nostro sito i laboratori a fruizione digitale, tra l'altro completamente gratuiti, ci sono disponibili e adattabili anche a diverse fasce d'età. E quindi naturalmente speriamo di potervi così incontrare anche in questa versione. E ci spostiamo poi nell'altro museo statale della città, Palazzo Spinola, un palazzo cinquecentesco, voluto da Francesco Grimaldi alla fine del Cinquecento e trasformato in museo, se volete, abbastanza recentemente, nel 1958, quando i marchesi Paolo e Franco Spinola hanno deciso di donarlo appunto allo Stato italiano con un disegno lungimirante e molto intelligente. I due piani nobili, risparmiati per buona parte dalle bombe e dunque conoscibili nel loro aspetto antico, sarebbero dovuti essere sede della Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, utile a raccontare la vicenda della dimora, in particolare della presenza degli Spinola, in maniera fedele nel tempo. Il terzo e quarto piano, invece, profondamente sventrati dalle bombe, quindi necessari anche di una grande ristrutturazione, sarebbero diventati la Galleria Nazionale della Liguria, ovvero il luogo deputato ad accogliere tutti gli acquisti che il Ministero fa, e per fortuna continua a fare, a favore delle collezioni liguri. Ma percorrendolo,
rapidamente, non temete, riusciremo a leggere anche questo cambio di passo tra i diversi piani della dimora. Per conoscere Palazzo Spinola, la maniera migliore è utilizzare la chiave di lettura dei suoi proprietari. Sì, perché il palazzo, vi dicevo, è stato voluto e costruito dai Grimaldi, ma è entrato nelle mani della famiglia Pallavicino molto presto, in particolare di Ansaldo Pallavicino, quel bellissimo bambino qui ritratto da Van Dyck in un capolavoro conservato al primo piano, del palazzo. Attraverso il Pallavicino poi il palazzo è passato ai Doria e sempre per via ereditaria agli Spinola, prima di San Luca e poi di Luccoli. Paolo Francesco Spinola, che vedete qui in questo magnifico dipinto, è un po' l'emblema delle vicende del palazzo nella turbolenta epoca rivoluzionaria. L'attuale ordinamento dunque proprio come dire, si prefigge di seguire questo ragionamento e quindi il primo piano, come vedremo, è un piano dove soprattutto la mano e la sensibilità e l'azione della famiglia Pallavicino, in particolare di Ansaldo, è molto evidente. Questo piano, che qui vedete dominato da questo meraviglioso Ratto delle Sabine di Luca Giordano, un dipinto abbastanza giovanile, bene, questo primo piano ha una dimensione più contenuta rispetto al piano superiore ed è affrescato sulla volta, per volontà dei Grimaldi, da Lazzaro Tavarone, un artista che lavora nel primo 600, ma che, come vedete, con questo schema di quadro riportato, questi festoni e questo tipo di impaginazione è molto legato ancora alla maniera e agli schemi, soprattutto cinquecenteschi. Questa scena riguarda descrive meglio la conquista di Lisbona e, come vi dicevo, essendo stato commissionato ancora dai Grimaldi, è un affresco che è fortemente imparentato proprio con coloro che la dimora l'hanno voluta ed edificata. E poi si susseguono una serie di ambienti dove vedete anche qui i decori sono molteplici, dai dipinti alle suppellettili, agli arredi, ai mobili. In parte mobili, dipinti e arredi portati da Agostino Pallavicino, o meglio, da suo figlio Ansaldo, che decide appunto di rispettare la collezione del padre, di farla, questo signore vestito da doge, in quanto Agostino fu per ben 2 volte doge della Repubblica, esatto, e quindi Ansaldo porta i beni del padre Agostino dentro Palazzo Spinola, unendoli però a sue scelte collezionistiche molto puntuali, come la sua grandissima passione per Grechetto. È molto bello perché in uno degli ambienti del primo piano voi li vedete vicini, padre e figlio. Tra il primo poi e il secondo piano nobile c'è un ambiente amatissimo dal pubblico, le cucine. Infatti nel mezzanino si ha proprio questa bellissima sorpresa di vedere un po' dietro le quinte della vita mondana che si svolgeva nei salotti di rappresentanza, ritrovando degli ambienti familiari. Certo, nessuno di noi, credo, ha una cucina così meravigliosa e ampia, ma c'è comunque tutta una serie di elementi e di oggetti legati anche alla nostra quotidianità. C'è la sala della pasta, c'è la vera e propria cucina con ronfò, caldaia e lavello. E grazie poi agli inventari e all'archivio preziosissimo ancora conservato nel palazzo, possiamo conoscere gli utensili che venivano utilizzati, le ricette che venivano preparate, cosa mangiavano i signori che qui vivevano. E anche davvero che beni primari acquistavano. Arriviamo al secondo piano nobile, entriamo nel salone principale, ancora decorato da Lazzaro Tavarone col trionfo di Ranieri Grimaldi, e vedete qui siamo di fronte davvero a una magnificenza senza pari. Se il primo piano, dicevamo, è legato all'azione, alla persona di Ansaldo Pallavicino, beh, qui tutta la meravigliosità del secondo piano nobile si deve a Maddalena Doria Spinola, che tra il 1734 e il 1736, beh, ci mette veramente tutto il suo impegno nel ammodernare
questo spazio. Se riuscite a scorgere, ad esempio, le quadrature alle pareti illusive che riquadrano i dipinti, tutto si deve al suo gusto e alla sua volontà di coinvolgere i più bravi, talentuosi e aggiornati artigiani del tempo e, secondo il suo volere, disporre le opere. Ho voluto mettervi il dettaglio di questo straordinario grechetto appena restaurato. Credo che anche dal video si percepisca la vivacità cromatica e la straordinaria capacità di questo pittore di evocare la diversa tattilità dei materiali qui descritti. Uno davvero una delle moltissime ragioni per tornare al più presto a Palazzo Spinola. E superato il salone, gli altri salotti non sono sicuramente da meno. Come vedete, anche qui una magnificenza che coinvolge ogni dettaglio, dalle applique ai dipinti, ai piani di alabastro dei tavoli, alle console, fino poi alla Galleria degli Specchi, che è presente anche a Palazzo Spinola, certo, molto diversa rispetto alla grandiosità di Palazzo Reale, ma la bellezza di Spinola sta anche davvero in queste dimensioni contenute, così preziose, volute espressamente da Maddalena Doria, che stabilì con Lorenzo De Ferrari anche proprio un programma d'affresco peculiarissimo. La Galleria degli Specchi poi conduce alla tavola da pranzo, alla sala da pranzo, scusate il gioco di parole, che oggi ospita un allestimento speciale, ve lo sottolineo, sperando che possiate venire poi a vederlo al più presto. La cosiddetta tavola degli sposi. Questo allestimento era nato proprio in relazione alla mostra di Palazzo Reale legata all'Ottocento e mette in tavola, letteralmente, le posate, i piatti, i bicchieri, i cristalli che si utilizzarono nel matrimonio che potete leggere nella didascalia, oltre a quel meraviglioso abito da sposa, anch'esso esposto. Mi faceva piacere ancora spendere una parola per Maddalena Doria, perché al di là ancora di questo affresco, questo è sempre Tavarone, ancora legato alla committenza Grimaldi, ma l'arrivo di Maddalena permette anche un aggiornamento di gusto che si riflette negli affreschi. Questo, ad esempio, è l'affresco che il fiorentino Sebastiano Galeotti lascia al secondo piano nobile. Vedete come cambiano le cromie, questi colori pastello, queste forme così leggiadre, ormai completamente settecentesche e libere. Questa scena è il concilio degli dèi e gli dèi cominciano davvero a banchettare sulle volte di Spinola con una libertà e una leggerezza, beh, che per i pittori genovesi del momento sarà molto didattica e molto importante. Nei salotti seguenti volevo segnalarvi ancora comunque la presenza di Lorenzo De Ferrari e del trionfo dell'amor vincitore tra queste scene a monocromo dedicate invece alla figura di Achille, fino poi agli affreschi che impreziosiscono la Galleria degli Specchi. Sulla volta Venere e Bacco e nelle sovrapporte incorniciate da questi raffinatissimi stucchi dorati, Pan battuto d'amore e il trionfo di Galatea. Ma arriviamo all'ultimo atto, al terzo piano, ovvero entriamo nella Galleria Nazionale della Liguria. Come vi dicevo in apertura, questo è uno spazio diverso e ce lo dicono immediatamente i materiali, i colori, l'allestimento di questo spazio. Arrivando al terzo piano si ha proprio la sensazione, direi fisica, di entrare in un posto diverso e nuovo. E qui, in questo luogo aperto al pubblico dal 1992, beh, noi possiamo ammirare tutto quello che lo Stato italiano è riuscito ad acquisire attraverso diverse modalità, attraverso gli acquisti veri e propri, e mi riferisco ad esempio alla Giustizia, di Giovanni Pisano, a questo ulteriore ritratto meraviglioso di Van Dyck con questa dama che è seduta accanto a un bambino, al celeberrimo ritratto di Giocarlo Doria di Rubens, a quest'altro capolavoro seicentesco di Orazio Gentileschi col sacrificio di Isacco. Ma non ci sono soltanto opere direttamente acquisite, ce ne sono altre invece che si sono potute ottenere attraverso trattative private, come l'Ascensione di Ludovico Brea e il ritratto di Stefano Raggio di Jos Van Cleve, capolavoro degli anni 15-20 del Cinquecento, o attraverso la prelazione,
uno strumento che ad esempio ha portato nella Palazzo Spinola, questa l'avete forse già riconosciuta, al Ratto delle Sabine, di Luca Giordano, che per ragioni di spazio è esposto al primo piano e non fedelmente come dovrebbe al terzo. E tra le opere più recenti, questa bellissima coppia di dipinti di Bartolomeo Guido Bono, raffiguranti Jael e Sisara e Sansone e Dalila. Ma come per Palazzo Reale mi fa piacere concludere evocando anche la quantità e varietà di attività, mostre ed eventi che anche Palazzo Spinola, nelle sue forme contenute ma così preziose, garantisce e organizza da sempre. Le mostre naturalmente non possono contare su uno spazio dedicato e sono sempre puntuali e scientificamente, direi davvero, preziosissime occasioni in cui vengono presentate le nuove acquisizioni o le opere appositamente restaurate, che quindi ci vengono restituite davvero in tutta la loro bellezza e unicità. Ma Palazzo Spinola ha anche un ricco rapporto con la musica, prestigiosissime collaborazioni con il Conservatorio Paganini, con la GOG, che hanno sempre assicurato pomeriggi di grandissima bellezza in cui la piacevolezza del luogo viene potenziata dalla magnificenza davvero della musica. Fino poi a delle attività che organizziamo in autonomia. Una molto amata, per questo l'ho scelta, è l'accensione delle candele nella Galleria degli Specchi, che spesso facciamo la sera prima dei rolli, il venerdì che anticipa poi il weekend dedicato ai rolli. O ancora, ho riassunto, ma davvero potevano essere molti altri gli esempi, attività che organizziamo o che ospitiamo negli ambienti del museo, quasi sempre naturalmente volte a esaltare e valorizzare il nostro patrimonio. E come a Palazzo Reale, anche qui il servizio educativo, produce occasioni di qualità, di formazione e di educazione. In questo caso mi faceva piacere sottolineare i molti PCTO, ovvero gli ex progetti alternanza scuola-lavoro che ospitiamo, in questo momento purtroppo solo da remoto, ma che hanno un passato davvero ricco, di grande soddisfazione da parte di tutti. E infine, prima di salutarvi, naturalmente essere disponibile per eventuali domande, mi faceva piacere terminare con una piccola ma preziosa attività che siamo potuti riuscire a svolgere, forse trovando un piccolo lato positivo alla chiusura dei musei, ovvero abbiamo avuto la calma e l'occasione, il tempo per poter tradurre tutti e due i musei in LIS, il linguaggio dei segni. Oggi le persone con difficoltà uditive che vengono o a Palazzo Reale o a Palazzo Spinola possono contare a tutti gli effetti su una serie di video sottotitolati che li accolgono a dovere raccontandogli le meraviglie, e sono davvero tante, dei nostri due bellissimi palazzi. E qui ho riassunto i nostri dati, con la speranza che possiate trovare degli spunti interessanti e naturalmente dando tutta la nostra disponibilità e sperare davvero di poterci vedere presto. Grazie Anna per questa interessantissima conversazione che ci ha permesso di fatto di percorrere questi spazi, di entrare all'interno dei due palazzi, dei due musei statali genovesi e di fatto percorrere le sale, gli arredi di questi spazi abitativi costruiti da gentiluomini, per gentiluomini particolari, come li ha definiti Rubens nel 600, no? I genovesi del 5 e del 600 sono stati costruiti quindi al già alla moderna con questi spazi funzionali, sono stati decorati da questa straordinaria decorazione ad affresco che mi interessa per il corso del 5 e del 600, abbelliti da incredibili collezioni d'arte, scultoree, pittoriche, di Pinacoteca, di fatto una reale e concreta pinacoteca. E poi questi due edifici, questi due palazzi, di fatto hanno dovuto raccogliere la sfida di diventare musei, no? Quindi di aprirsi al pubblico. E sfida pienamente riuscita, adesso abbiamo un'altra sfida da dover accettare e superare, che è quella di
superare anche il momento che stiamo vivendo, no? E quindi i musei, questi, tutti i musei, oggi parliamo di questi, ma tutti i musei devono raccogliere la sfida che il Covid ha lanciato e portare avanti il percorso. E infatti, come tu hai detto, si sono fatte tantissime altre attività oltre a quelle che normalmente si fanno, ma si cerca di andare avanti, come credo che sia estremamente importante e significativa, l'ultima attività che tu hai ricordata, quella appunto della visita guidata nella lingua dei segni, che è qualcosa di estremamente importante, no? Che va a colmare un vuoto che c'era e che molti musei ancora hanno. Direi che adesso lasciamo lo spazio se abbiamo ancora qualche minuto, se alcuni di voi vogliono fare qualche domanda secondo le consuete modalità, quindi potete digitare la domanda nel riquadro in basso e poi proviamo a rispondere e a vedere. Diamo qualche ringraziamento e condivisione appunto di questa meravigliosa galleria d'arte, come qualcuno l'ha definita, ed effettivamente sono così. Ecco il fascino delle case museo, di fatto, no? Sono proprio questo, no? Ci permette, e forse Palazzo Spinola raccoglie i due elementi, no? La Galleria Nazionale, che è un museo, come tu stessa dicevi, no? Si percepisce subito quando si entra al terzo piano che siamo in un'altra realtà, no? Anche proprio come dicevi tu, fisicamente lo Ah, capiamo. E quindi una sì, realtà sì, contemporanea, moderna. E poi questi due invece palazzi. il fascino avvolgente della dimora aristocratica rimasta intatta. Sì, infatti questi due palazzi che hanno così tante diversità, però tra i loro punti in comune hanno proprio questo essere due case, naturalmente meravigliose, fuori scala per tutti noi, ma sono due dimore e entrambe hanno mantenuto poi questo aspetto che comunque poi crea un'empatia nel pubblico particolarissima rispetto magari a pinacoteche anche straordinarie, ma che non hanno avuto questo passaggio della storia e della quotidianità così vicino a noi. Per certi versi. E quindi io credo che sia sì, un valore aggiunto particolarmente significativo, che li aiuta molto, ecco. Certo. Allora, vediamo un pochino le prime domande che iniziano ad esserci. Allora, quando venne venduto Palazzo Reale e a chi per la prima volta? Beh, magari ripetiamo un attimino le tappe che mi sembra. Certo. Assolutamente, mi spiace che non vada la webcam, però purtroppo non funziona proprio. Allora, Palazzo Lo Reale vedo. è sì, mi spiace, è stato venduto dai Balbi che lo hanno voluto e hanno iniziato a costruirlo nel 1640, nel 1643 l'hanno costruito, nel 1679 lo hanno venduto ai Durazzo, nella persona di Eugenio Durazzo, e poi Durazzo lo hanno abitato, ingrandito, abbellito, vissuto fino al 1824, quindi veramente per la maggioranza della sua storia di fatto. E nel 1824, costretti a venderlo, lo hanno ceduto ai Savoia, per questo è diventato Palazzo Reale. I Savoia nel 1919 lo hanno poi ceduto appunto allo Stato italiano. Benissimo. Ci chiedono, e questo però io non lo so, magari non so se tu lo sai, in qualità di Palazzo dei Rolli ci sono noti i nomi di personaggi storici, presumo anche famosi, ospitati all'interno di questi palazzi in passato? Allora, in occasione dei rolli specifici, non che io sappia, ma questo non vuol dire che non siano, come dire, possibili, ma anche perché Palazzo Reale è stato in un rollo unico dal momento che è stato costruito così tardi, almeno tra quelli noti chiaramente. Palazzo Spinola no, era già nel rollo del 1599, poi nei due seguenti, quindi ha avuto tre, diciamo, tornate. No, però ad esempio Palazzo Reale sappiamo che è stato visitato non soltanto dall'imperatore d'Austria, come ho citato rapidamente, ma anche da Napoleone che ha banchettato nella Galleria degli Specchi e proprio in virtù di questo passaggio si era talmente innamorato che al momento buono ha cercato di acquisirlo. Poi la cosa è andata male, ma forse per noi non così tanto. Allora, ci chiedono qualcosa di più sulla sala degli staffieri e il Sì. salotto del tempo da chi venne realizzato?
Allora, il Salotto del Tempo è stato affrescato nella volta da Domenico Parodi, verso la fine della sua esperienza dentro Palazzo Reale. Domenico Parodi è stato sicuramente l'artista maggiormente prediletto dai Durazzo, che appunto gli affidano il progetto della Galleria degli Specchi ad affresco e lo coinvolgono comunque anche nelle vesti di restauratore in certe occasioni, con continuità dagli anni 20 del Settecento fino poi agli anni 40. E il Salotto del Tempo appartiene proprio agli ultime attività, in qualche modo, che hanno visto l'artista attivo dentro la dimora. Invece la Sala degli Staffieri, beh, intanto c'è da dire che questa utilità è arrivata naturalmente in epoca Savoia, quando i valletti aspettavano proprio il sovrano per scortarlo durante le sue visite ufficiali in questo ambiente, e i documenti ce lo restituiscono appunto con questa dicitura. In quel momento c'erano già le due grandi scene di battaglie navali l'una di fronte all'altra, ed è a quel momento anche che si riferiscono gli stucchi dorati della volta, che sono andati in realtà a, diciamo così, sovrapporsi a una decorazione ad affresco che evidentemente i Savoia non gradivano e che hanno deciso di ammodernare con un intervento coevo. Perché essendo una casa ogni proprietario la Esatto, modificava in senza cemento, come facciamo troppi noi quando. sì. Poi chiedono ancora un po' di cose e vediamo se riusciamo a leggerle tutte le domande. Allora, intanto, che cosa rappresenta la tela presente nella sala del Veronese? La tela? Sì, è il soggetto Sì, la tela. raffigura Gesù in casa di Simone il Fariseo, il noto episodio evangelico. Non so se avete notato, c'è anche quella bellissima figura della Maddalena, infatti, col vasetto d'unguento che è intenta proprio a asciugare i capelli di Gesù, che è descritto sulla destra. Poi ci chiedono se riguarda i rolli, quindi un pochino una qualcosa che esula, se è possibile vedere un bussolo, cioè se sono ancora conservati i bussoli dove immagino, Allora, io credo di no. sì, no, personalmente devo dire non li ho mai visti e non ne ho mai sentito Neanch'io. parlare proprio come materiale fisico vedibile, ma Valentina, la dottoressa Neanch'io. Fiore, che ha lavorato molto sui rolli, se dice così sono sicuramente, come No, dire, ma anche io concordo non ho sentito, con lei. Sì. mi confronto con te, ma che io sappia no, perché anche in archivio cioè non è mai venuto fuori questo elemento, quindi No, credo di no. è vero. Poi, allora, la Galleria della Cappella perché prende questo nome? E poi Allora, nell'esempio. intanto quella galleria era detta gallerietta nei documenti, perché è naturalmente più piccola rispetto alla Galleria degli Specchi. È stata poi ribattezzata Galleria della Cappella proprio per la presenza della cappella, del pregadio, di fatto, dell'altare domestico, dove, che abbiamo scorso un po' rapidamente, dove è conservato questo magnifico Cristo alla colonna in marmo bianco di Filippo Parodi. Quando pensiamo a questi ambienti dobbiamo sempre ricordare che nell'epoca antica le famiglie nobiliari avevano un rapporto domestico con la religione, quindi era facile avere degli amici sacerdoti che venivano magari a celebrare le funzioni in casa, e quindi le famiglie nobiliari avevano dei luoghi ad hoc dove svolgere tra di loro in maniera intima queste attività. E quindi la Galleria della Cappella nasce con questa funzione, era collegata direttamente in realtà al salone da ballo, cosa che oggi non lo è più. In pratica era ruotato, se avete presente lo spazio. Oggi rimane una porta di collegamento, al momento tra l'altro chiusa, tamponata, per ottenere uno spazio espositivo di dipinti, tra cui la Sibilla del Guercino che citavo, che ci permette di ruotare anche le opere che sono nei depositi o che sono in parti del palazzo non purtroppo sempre aperte al pubblico. Poi una domanda che ci riporta all'Ottocento, cioè al fatto se ci sono tracce di presenze verdiane di Giuseppe Verdi a Palazzo Reale, perché. Vai, vai.
Ma allora è noto il rapporto, diciamo, con questo personaggio straordinario, il suo amore anche per il palazzo, ma di materico, che io sappia non vi è nulla, se non attraverso naturalmente documenti, testi, fonti che certificano proprio la sua conoscenza, la sua frequentazione con questi luoghi, la sua conoscenza. Ma di tattile, diciamo, di tangibile, non è conservato nulla di specifico. Poi una domanda che è sempre stata fatta, mi ricordo anche quando si facevano le visite ai palazzi, curiosiscono molto sui pavimenti, quindi ci chiedono informazioni sui pavimenti di Palazzo Reale, se sono originali. I pavimenti di Palazzo Reale sono originali, addirittura non ho fatto in tempo a citarvi l'azione, anche questa molto all'avanguardia e straordinaria, di un raffinatissimo ebanista inglese, Henry Thomas Peters, che disegna alcuni dei pavimenti, quelli in legno naturalmente, con disegni raffinatissimi, che sono ad esempio il salone da ballo, la sala delle udienze, ancora perfettamente conservati, e quindi sì, i pavimenti di Palazzo Reale sono tutti originali e devo dire tutti ben conservati, come è per fortuna il palazzo intero. Bene, allora, intanto poi una domanda invece di natura tecnica, se l'accesso a Palazzo Reale è possibile anche con le carrozzine, quindi penso per i Sì, diversamente allora abili. sì, assolutamente, anzi sul nostro sito alla voce accessibilità abbiamo indicato proprio le misure dell'ascensore. In modo che le persone possano sapere anche l'ampiezza del varco, com'è e come, insomma, non trovarsi impreparati. E anche per i passeggini, naturalmente. Importanti. Passando invece un pochino a qualche domanda su Palazzo Spinola, chiedono da chi fu voluto il Palazzo Spinola e qualche curiosità in più sulle cucine, sulla sala della pasta, sugli utensili utilizzati. Allora, il Palazzo Spinola nasce come palazzo di Francesco Grimaldi. In realtà poi i Grimaldi di fatto non lo vedranno nemmeno ultimato perché per una serie di vicissitudini e per un debito di fatto furono poi costretti a cederlo ad Ansaldo Pallavicino, quel bellissimo bambino ritratto da Van Dyck, figlio di Agostino Pallavicino Doge, come sapete, della città. Le cucine sono da sempre veramente amatissime dal pubblico, proprio perché sono anche una sorpresa. Percorso e attraversato il primo piano nobile, uno non si aspetta effettivamente di entrare in cucina. Come le vediamo noi, sono frutto di un allestimento ottocentesco, proprio come è stato lasciato in qualche modo volutamente anche dai marchesi al momento della donazione. Gli utensili non sono esattamente quelli utilizzati dai proprietari, ma grazie appunto a una serie di inventari molto specifici e puntuali, si sono proprio ricercati. In alcuni momenti anche quasi con un appello pubblico, come comodati d'uso o anche semplicemente per chi volesse come donazioni, la possibilità di recuperare gli oggetti che normalmente venivano documentati come utilizzati in questi spazi. E quindi quando voi le visitate, quello che vedete non è esattamente quello che lì si conservava, ma è del tutto similare. E è molto bello questo rapporto con la quotidianità perché gli inventari e l'archivio storico ancora conservato nel palazzo, ci hanno restituito menù della spesa, liste della spesa, ricette ed è per questo che è stata approntata anche la cosiddetta sala della pasta, proprio in virtù degli ingredienti che nel palazzo venivano abitualmente acquistati e lavorati. E questo è un aspetto che non è sempre semplice. Ad esempio, Palazzo Reale non ha più conservate le sue cucine e quindi questa parte di memoria è irrimediabilmente perduta. Forse è per questo che ci affascina sempre molto invece la cucina di Palazzo Spinola, perché è davvero una possibilità straordinaria di pensare anche a un aspetto così consueto e comune a tutti, che naturalmente anche i nobili hanno vissuto. Beh, certo. E che poi piace anche molto ai Sì. bambini, no? Quindi c'è anche questo aspetto qua. E chi
Chiudiamo perché abbiamo una serie veramente infinita di domande, ma siamo ormai oltre il termine massimo. Chiudiamo con una domanda che in realtà è la richiesta di consigli molto, sempre molto apprezzata, cioè consigli bibliografici, no? Dove potersi informare, quali testi consultare per poter fare una visita informata. Allora, beh, innanzitutto, al di là di quelli che possono essere strumenti attuali, quindi siti internet, nostre pagine social, eccetera, ma per indicare la bibliografia, certamente Palazzo Reale, conta su un catalogo edito da Schirà, curato dal direttore delle collezioni Luca Leoncini, in tre volumi, molto esaustivi, con una campagna fotografica straordinaria, che restituisce davvero non soltanto la ricchezza delle collezioni, dunque i dipinti, le sculture, gli stucchi, gli affreschi, ma ripercorre proprio la trasformazione di tutto Palazzo Reale, perché oggi il museo occupa una minima parte dell'edificio, e quindi in qualche modo è molto entusiasmante anche approcciare la conoscenza di quello che è stato il suo sviluppo e la sua dimensione. E invece per Palazzo Spinola, diciamo che ogni nuova acquisizione, ogni restauro, ogni tappa scientificamente rilevante è stata sempre accompagnata dalla pubblicazione di un catalogo. Per cui sia la dottoressa Farida Simonetti, che è andata in pensione da poco, e il direttore attuale, il dottor Gianluca Zanelli, beh, se cercate questi due nomi, la bibliografia a loro riferita è davvero molto ampia. Non c'è ancora un lavoro analogo, quindi così sistematizzato. Ci sono pubblicazioni un po' datate sia sui piani storici che sulla nata, diciamo da meno tempo, Galleria Nazionale della Liguria, ma combinando queste guide un po' datate con questa produzione invece direi annuale molto intensa, credo che il palazzo possa essere letto e compreso nelle sue anime in maniera esaustiva. C'è un volumetto soprattutto che si intitola L'eredità donata, che credo possa essere un ottimo punto di partenza, proprio per capire lo spirito di questa donazione e come i marchesi si auguravano che il loro patrimonio venisse da noi letto, compreso e anche tramandato. Bene, direi che ringrazio Anna per questa brillante chiacchierata e conversazione sui palazzi, Palazzo Reale e Palazzo Spinola. Speriamo di poterli vedere presto, perché anche noi, detti anche noi che lavoriamo all'interno dei palazzi, non vediamo l'ora di riavere il pubblico, di riavervi all'interno delle sale e quindi di poter riprendere una vita attiva all'interno di questi spazi, pur continuando a lavorare. Quindi, come hai detto giustamente te, non ci siamo mai fermati, i musei non si sono fermati mai, neanche nel lockdown più duro dell'anno scorso ormai. Quindi speriamo di ritrovarci presto tutti insieme in questi spazi e vi do l'appuntamento per giovedì 4 marzo, quando invece ci spostiamo di nuovo in Liguria, questa volta saremo a Finale Ligole, al Forte San Giovanni. E con noi sarà l'architetto Daniele Barbieri, direttore del Forte, che ci racconterà appunto di questa fase nuova tra Genova e i poteri forti nella Liguria nel corso dell'età moderna. Grazie, buona serata. Arrivederci Arrivederci. anche da me e grazie.